abbandonare, cammina, e cammina solo grazie all'accoglienza del nostro parroco che è ancora qui con noi stasera. Non c'era posto per noi in città nel 70, nessuno ci voleva, mi viene in mente, ma nessuno. Una volta il cardinale Siri mi ha detto: lo sai chi sono per te i parroci della diocesi? E me, Minenza. Io ho dato le chiavi il 1° luglio al cane, obbedientissimo, nonostante le occupazioni. Quindi era luglio, agosto, settembre, ottobre. E alla fine di novembre abbiamo trovato uno che ha aperto la porta. Questo è tutto. Mi diceva: sì, lo sai chi sono i parroci? Un plotone di esecuzione. E dico: ma lei è Eminenza e comanda il plotone? Molto scherzoso. Vi dicevo allora che le nostre tre parole vogliono essere appunto diritto, giustizia e pace. Stasera, perché non torniamo, almeno stanotte, tutti i bambini, tutti innocenti bambini, e parliamo un po' con Gesù, bambini. Scopriamo nel nostro profondo il nostro genio della fanciullezza. Cosa vuol dire? Aperto al futuro, alla vita. Partirei, caro Gesù, dal male, pensa al male. E sì, dal male. Tenendo aperti gli occhi sul mondo, come posso pensare? L'onnipotenza e al contempo la benevolenza di Dio, l'amore. Mi sa che c'è qualche contraddizione. Il male, con le sue ripetute incalcolabili devastazioni, rende impossibile concepire un essere di cui viene detto che, cioè Dio, governa il mondo con onnipotenza, è sommamente buono, sommamente giusto, è personale e si cura di ogni singola persona, pensi, di ciascuno di noi. Questa è la dottrina teologica ortodossa. A me sembra, caro Gesù bambino, il contrasto tra un Dio onnipotente e l'immane potenza del male è stato da sempre veramente a sconvolgere la coscienza umana. Ancora quest'estate uno dei nostri bambini, e Gallo, sto facendo una come si dice, una ricerca al computer con Giorgio, ma che bravo, sai, nonno, facciamo una ricerca sulla FAO. Nonno, sai cos'è la FAO? No, per sollecitare gli altri. Come sei ignorante? Sì, sono ignorante, spiega. La FAO è un'organizzazione che vuol combattere da anni e anni la fame nel mondo. E bravo, dai, un po' che bello, allora vai. Dopo un po' arriva e fa: no, i conti non tornano. Come non tornano? Sì, questi qui vogliono battere la fame del mondo. Nel nostro pianeta ogni 3 secondi muore un bambino, una bambina, un uomo e una donna di fame. E dice: torna, perché nonno, quanti secondi sono in una giornata? Quindi io vorrei soffermarmi su questo, proprio nel senso, questo contrasto. Io dico che se non partiamo di qui, però, per riuscire poi a vedere se vogliamo questo incontro con Dio. Io dico che c'è molto sconcerto. Tant'è vero che anche tu, Gesù, sei stato crocifisso. Bambino. Un bambino che poi va crocifisso. Guardate cosa si scrive nel nostro catechismo, al numero articolo 311. La riforma del catechismo durante il papato di Wojtyla.
Si scrive così: Dio non è in alcun modo né indirettamente la causa del male morale. Però, rispettando la libertà della sua creatura, lo permette il male. E misteriosamente sottrae il bene. Catechismo, articolo 301. A mio avviso, questo, e lo ripeto, per me è un aberrante sofisma. Esemplificando, arriva uno a catechismo e allora domanda all'uomo: Dio potrebbe impedire il male? La Chiesa risponde: sì, ovvio, Dio può tutto e non è potente. E allora domanda di nuovo l'uomo: e perché non lo impedisce? La Chiesa non lo impedisce, e riprende il catechismo, ma lo permette per trarne misteriosamente il bene. E l'uomo domanda: e qual è il bene tratto, per esempio, non so, da 6 milioni di ebrei sterminati, dall'assassinio degli armeni, da tutti i genocidi? Pensa a tutti coloro nati, malformati. La Chiesa risponde: no, mistero. E giunge, abbi fede. E chiude la porta. Però voi capite, no? Ce l'arrangiamo. C'è l'occasione di bene, è vero. Per esempio, Lucia, davanti a tutti voi, entro nel volontariato. Pensa quanto c'è da fare, quanto volontariato. Il male che si abbatte su di un essere umano, a mio avviso, non può essere strumentalizzato per il bene di un altro essere umano. Questa è la teologia morale, eh? Sempre della Chiesa. Questa è la vicina morale. Ma Gesù, ma dimmi, ma perché la teologia topagna non apre finalmente una finestra dopo secoli, ormai nel Novecento, via, via? Che la gente possa incontrare questo Dio allora dove si trova, averne una onda davanti a un principio di autorità, davanti a un principio di familiarità con Dio. Questo, anzi, così potremo sapere da dove veniamo, approfondire chi siamo, dove vogliamo andare. Questa forza è una sera, una notte, vedo che siete venuti tanti, sto povero. Perché non potremmo pensare? Il male non rientra nel progetto di Dio. Altrimenti non c'è amore, amore, amore. Non rientra. Non è possibile questo. L'universo non si conosce neppure la dimensione dell'universo. Margherita Hack qualche anno fa dice: ogni anno scopriamo dell'universo che sia là. Stesso che potremmo dire: il male non rientra nel progetto di Dio. Anzi, Dio è presente con tutti quelli che sono bastonati da mano. Non c'è altro suo posto. Non c'è palazzo, non c'è religione, secondo me. Il male non niente dal progetto di Dio. Anzi, è presente. E mentre si sempre ricerca per trovare una risposta, recentemente pensate al Cardinal Martini, molto malato, ha scritto: il dubbio mi tormenta spesso, fa parte della nostra condizione di uomini e donne e non di altri. Chi non si cimenta con esso, dubbio, crede, magari uno dice che è credente, quanti ne incontro credenti, ce ne abbiamo tanti questa processione, questa volta. Siete tutti credenti? Sì. E io mi fermo e dico poi: ma siete credibili? Quindi crede in maniera poco intera. Ma lo cerchiamo il senso della vita?
E allora attenti dove partiamo. Qual è l'amore che abbiamo verso gli altri? L'amore per gli altri già è l'amore verso Dio a noi. Pensate un po', molte si ricordano, vedi? Hitler nei centurioni delle grandi sue armate aveva scritto Gott mit uns, Dio con noi. Mi sa che non era proprio con noi. Eppure l'aveva scritto. Dio è amore. Disse bene Don Farinelli. Io ho presentato, ha voluto che presenti il suo libro, uno studio approfondito proprio sul Vangelo di Luca. È un amore aperto. Come può permettere il male per poi trovarne il bene? Guardate che è uno dei punti che poi quanti rimangono sconvolti. Quanti? Invece forse ci avviciniamo a questo ente. Sì, che sarà trascendente, ma deve essere immanente. E il sistema di Andrea dice, ma guarda che tu hai sbagliato il salmo. Laudate Dominum omnes gentes. È il salmo. Laudate tutti i popoli del Signore. No, lui cantava. Laudate omine. Tant'è vero che la Bibbia a un certo momento dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo ha detto Gesù. Mi sembra che sia un povero come si chiama. Non ha detto amatevi Gesù. Ha detto amatevi. Ecco la scoperta del rapporto, dell'incontro. E mai come in questo momento tutte le cosiddette privatizzazioni hanno rotto i rapporti, proprio le comunicazioni. Siamo veramente in questa situazione terrificante. Questo dopo almeno 20 anni. Ecco, dove sono i cristiani? Si radunano i cattolici di nuovo a Todi. Cattolici bisogna che siano uniti in politica a Todi. Ma perché vi volete ancora distinguere? Da cosa? Voi siete salvi, voi siete lievi in mezzo agli altri, piccoli grandi. Questa è la testimonianza. Dio ha donato la libertà, è vero. Essa può generare una grande amore, ma anche egoismo, la sopraffazione. E allora ecco che, torniamo, forse non avete mai letto qualcosa, andate a leggere Théâtre Chardin, afferma. Amorisé, è un francese, amorisé le monde, in italiano non so se si dice, Dio vuole una cosa sola essenziale, amorizzare il mondo. Quindi il progetto di amorizzare il mondo si trova in perfetto accordo addirittura con l'armonia cosmica che scoprono i ricercatori, cari teologi dogmatici, l'antropologia, la scienza, l'avanti, il soggetto vero della storia. A milioni, sono i poveri, perdenti, fragili, hanno bisogno di unirsi per realizzare la loro giustizia, il loro diritto e così fanno camminare la storia. Egli mi sembra dice, cos'è la storia? Un vuoto. E chi lo riempie? Se non ci sei tu, pensate un altro. Quindi fanno camminare la storia, cioè che è l'unico progetto di Dio. Ho sempre pensato che il regno di Dio è come un grosso fiume, carsico come lo chiamo, che nel suo lungo percorso presenta dei tratti in cui la corrente si scava un cammino sotterraneo e scompare alla vista. Ecco la mia grande speranza. No, ma continua a scorrere. Ecco la grande speranza. E pensate mai come in questo momento, dalla selva alla Candona, ai Sentieri del Brasile, tutte le cooperative dell'India, il Mozambico, il Burkina Faso, e anche in Italia ormai questi nuovi venti, e manca ancora questa sinergia, i giovani, le donne che riprendono, alzano la testa, cercano la loro veramente dignità per essere rispettati nella loro veramente parità. I papi vescovi, noi cattolici,
deteriorando il Concilio Vaticano II che ci aveva dato queste tracce. Abbiamo fatto la scelta di un cosiddetto cristianesimo borghese, moderato. Quanto è venuto un notabile di un partito che dice ancora la croce, bravo come sei bravo, ti impegni, eccetera. Noi siamo cristiani moderati, e non dicono. Non dicono che siete cristiani, che siete moderati, il regime ve lo consente. Ma non toccate il cristianesimo, non toccate questo cammino, questo dono, questo fuoco. E quindi abbiamo fatto, che cosa vuol dire il cristianesimo borghese moderato? Che vuol dire, come accennavo prima, la rottura dei rapporti totali, quindi l'individualismo assolutamente strano a un progresso di diritto e giustizia. E allora non è il progetto di Dio. E strano, conseguentemente, anche della mancanza di pace. Altro termine del binomio, giustizia e pace, della Bibbia, si abbraccerà. Pigliatevi per esempio, non so, samaritano, quella è tipo, la parabola del samaritano, come ve la spiego in te? Scende un uomo da Gerusalemme a Gerico e trova lì dopo un po' uno massacrato, pestato in mezzo alla strada. Il buon samaritano, fatti il buon samaritano. E allora lo accoglie, lo attento Gesù, no! Gesù è quello lì che è in mezzo alla strada. Quando c'è chi si interrogava e diceva come fa Dio a essere nei campi di concentramento, Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, poi in queste stragi recenti ancora, sterminio, ovunque, morte. E Gesù è lì a Buchenwald, non è nel sale del potere dell'SS, della Gestapo, o che so io degli Stati Uniti d'America, o non so quali stati domani di prepotenza e di questo neocapitalismo, che a un certo momento, questo neoliberismo che vuole ridurre tutti veramente, veramente, a cancellare. Se il tuo Dio è bambino di strada, umiliato, maltrattato, assassinato. Bambina, ragazza, donna violentata, venduta, usata. Omosessuale che si dà fuoco senza diritto di esistere, handicappato fisico, mentale, compatibile, prostituta dall'Africa, dai paesi dell'est, che tenta di fuggire la fame e la miseria creata dai nostri paesi cristiani, transessuale deriso e perseguitato, emigrato sfruttato senza diritto, barbone senza casa e considerazione, popoli del terzo mondo al di sotto della soglia di povertà, ormai un terzo, quarto mondo anche in Europa, giovani senza lavoro a venire in Europa, ragazze mai baciate, giovani senza amore, donne, uomini cancellati in carcere, prigionieri politici in tutte le parti del mondo che non svegliano i loro ideali, ammalati di AIDS accantonati, vittime innumerevoli delle sacre imposizioni, roghi, guerre, intolleranze religiose. 70 milioni di indigeni sterminati dall'invasione cattolica dell'America. 20 milioni di africani venduti come schiavi a padroni cristiani, ebrei, omosessuali, altri dissidenti sterminati da Auschwitz, altri lager nazisti, nei gulag sovietici. I morti sul lavoro, sacrificati nei cantieri, fabbriche, zone franche al profitto. Palestinesi mai indigeni derubati dalla propria terra. Centinaia di milioni di vittime della globalizzazione. Se il tuo Dio ti spinge a condividere ciò che hai e ciò che sei con loro, a difendere i diritti degli omosessuali e degli handicappati, all'amore, sesso, casa e famiglia, a rispettare quelli che hanno altre religioni e opinioni, a stare dalla parte degli ultimi, a preferire loro all'oppressore che vive nei fasti dei palazzi profani o sacri, che viaggia con aerei privati, viene ricevuto con gli onori militari. Se gli considera, è come osannato dalle forze, se gli considerano la terra e i beni non come privilegio di alcuni, come proprietà di tutti. Se ama i ricchi e gli oppressori, ecco l'amore di Dio, dice, ma gli altri? Sì, se ama i ricchi e gli oppressori, strappando loro le ingiustizie che li divorano come cancro, togliendo il superfluo rubato e rovesciando
sempre potenti dai loro troni sacri e profani. Se non gli piacciono le anime, ma è Dio che è con loro, quindi dovrà farlo insieme con lui. Le rivoluzioni, ma sì, come volete. Non so se avete sentito il mio discorso, riuscite a farmi capire chi è questo popolo di Dio. Rovesciando i potenti dai loro troni sacri e profani. Se non gli piacciono le armi, guerre generali, gerarchie transnazionali, se non fa pesare come i farisei, pesi sugli altri che lui stesso non può portare. Se non proibisce il preservativo che ostacola come una piccola tregua la diffusione della AIDS, se ha rispetto, delicatezza delle gravidanze non desiderate. In Lombardia il 90% dei medici è obiettore. Io sono qualche amico, tu non sei un obiettore di coscienza, sei un obiettore senza coscienza. Almeno quando c'è qualche ragazza in questo suo dramma, minimo dovresti dire, aspetta che chiamo un medico io per le mie motivazioni, me l'ha detto Dio. Ancora, ma mollare di tutti. Com'è? Se non fa pesare, dicevo, i farisei, pesi sugli altri che lui stesso non può portare. Se ha rispetto e delicatezza delle gravidanze non desiderate e salva tante vite umane. Se non impone alle donne e agli stati le sue convinzioni sull'aborto, ma propone con assistenza solida, preparazione, prevenzione. Se non è maschilista e non discrimina le donne e non le usa come merci. Se non toglie ai bambini e adolescenti, persone non sposate, il diritto di amare. Se non consacra la loro subordinazione, se non impone nulla, ma favorisce la libertà di coscienza, che è dottrina certa della Chiesa cattolica. Se rispetta gli altri dei, le altre idee. Se non pensa di essere solo vero lì, se non è convinto di avere verità in tasca, la certa con gli altri, se è umile, tenero, dolce, a volte smarrito, incerto, se si arrabbia quando è necessario e butta fuori dal tempio commercianti e sacri banchieri, se ama la terra, madre, piante, animali, fiori, stelle, se sorride alle bambine, ai bambini, agli innamorati, se è povero tra i poveri, se annuncia a tutti il Vangelo della liberazione degli oppressi e ci libera da tutte le religioni degli oppressori. Da tutti. Allora, e abbiatevi tutti un grande augurio, allora, qualunque sia il suo nome in questo Dio, il suo sesso, la sua etnia, il colore della pelle nera, gialla, rossa o pallida, qualunque sia la sua religione animista, della santeria afro-cubana, cattolica, atea, protestante, induista, musulmana, maya, valdese, shintoista, ebrea, buddista, testimone di Geova, chiesa dei santi degli ultimi giorni, di qualsiasi chiesa o se, non mi importa, egli sarà anche il mio Dio. Perché manifestandosi negli ultimi è l'amore con l'universo delle donne e degli uomini nello spazio e nel tempo e con la totalità dell'essere, amore cosmico che era, sta e viene nell'amore di tutte le donne e di tutti loro, nei loro sforzi per il diritto, per la giustizia, per la libertà, per la felicità e la pace del Salvatore.